Adesso faremo il Salmo 13. Comincia così: Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò affanni? Tristezza nel cuore ogni momento. Fino a quando su di me trionferà il nemico? Ecco, questo è il versetto 2 e il versetto 3. Per quattro volte viene ripetuto il grido fino a quando. Questo è un grido di sofferenza di tutti coloro che credono in Dio, ma a volte le vicende del mondo ci fanno pensare come se Dio ci avesse abbandonato, perché si entra in uno stato di crisi, che sia di salute, che sia di situazioni, quello che sia. Non si sente, non si vede una risposta, c'è questa sofferenza immutabile che sta lì, giorno dopo giorno. Si vede Dio quasi come fosse ostile, ma Dio, ma perché mi hai fatto questo? Io me lo meritavo, perché? È un grido di dolore che sale da noi, ma sale dell'umanità intera, soprattutto in questo tempo, ma anche la natura che si ribella. Ed è quasi un grido, ma perché, Signore? Ma che sta succedendo? È un grido che sale da parte di molti cuori. È quasi una protesta verso Dio. Da una parte c'è la protesta, ma dall'altra parte c'è una speranza. Il fedele ha sperimentato un'intimità con il Signore. Ecco perché è invocato. Ecco perché, anche se si ha questa sensazione, viene invocato il suo nome. Nei Salmi si vede da una parte questa esternazione del dolore, della crisi, delle difficoltà, e dall'altra parte una lode, una confidenza più intima che fa dire nel versetto 4: Guardami, rispondimi, Signore mio Dio, nella tua misericordia. Un grido pieno di fiducia, anche se c'è la protesta iniziale: Dio, perché mi hai abbandonato? Però si vede un'intimità, Dio mio, Dio mio. Il Salmo 13 è un salmo abbastanza famoso. Liszt, Brahms hanno fatto delle opere musicali. Nella prima parte del salmo si vede Dio che è coinvolto dall'uomo nella sofferenza umana. Dice: Ma guarda, l'umanità sta soffrendo. Quindi da una parte c'è questo Dio che viene dall'uomo coinvolto nella propria sofferenza, dice: Ma guarda, accorciti di questo. Poi c'è una seconda parte dove appare il nemico, che è tutto ciò che è contro noi. E questa è la seconda parte del Salmo, quando dice: Conserva la luce ai miei occhi perché non mi sorprenda il sonno della morte. Fino a quando trionferà su di me il mio nemico? Fino a quando mi dimenticherai? Significa: c'è un limite a questo mio problema, a questo mio dolore? C'è un limite, Signore? Oppure è definitivo? E lì subentra l'angoscia e la disperazione, se uno ha la tentazione di pensare che quello che sta vivendo è definitivo, si rischia di perdere la speranza e di entrare nella disperazione. Di fronte all'aggressività delle situazioni nostre che producono affanno, tristezza, come uscire da queste realtà che attanagliano l'uomo? Sembra che il male abbia vinto e genera un combattimento nel cuore e nella mente del fedele, che fa dire: Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio mia salvezza. E poi l'ultima parte del Salmo dice: Guardami, rispondimi, Signore mio. Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti al Signore che mi ha beneficato. Quindi, a fronte di questa forza ostile, dove sembra quasi che il sonno della morte abbia potere su di noi, ecco che nasce la speranza in un intervento di Dio che vinca questo potere della morte, tra virgolette, affinché non dica l'ho vinto. L'ultima parte del Salmo dice: Nella tua misericordia ho confidato,
gioisca il mio cuore nella sua salvezza. Canti al Signore che mi ha beneficato. Come tutti i salmi, all'inizio si esprime l'angoscia, il dolore, i fatti che attanagliano l'uomo, dall'altra invece vince la fiducia nella misericordia di Dio. C'è un salmo che dice: ritorna, anima mia, alla tua pace perché il Signore ti ha beneficato. È il Salmo 116. Il salmo, che si è aperto con un grido disperato, si chiude inneggiando ai benefici del Signore, che è l'ultimo ed unico vincitore. Infatti, San Paolo scriveva nella lettera ai Corinti, al capitolo 15, versetto 54, dice: la morte, come appunto il nemico dell'uomo, la morte è stata ingoiata per la vittoria. Dove è, o morte, la tua vittoria? Dove è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Qui si entra in una dimensione di superamento dell'angoscia, del pensare che Dio ci abbia abbandonato. Il lamento si trasforma in danza, come dice il Salmo 30: hai mutato il mio lamento in danza. E poi in Giovanni, al capitolo 16, versetto 20, dice: il vostro lutto si cambierà in gioia. Quindi è solo il Signore che può cambiare in gioia la nostra afflizione.